I just had to let you know you're mine. Hands on your body, I don't wanna waste no time. Feels like forever, even if forever's tonight. Ciao a tutti ragazzi, come va? Benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Daniel e oggi ritorniamo sul quarto episodio, penso, di The Walking Dead. Ragazzi, allora, per chi non abbia visto il video precedente, vi lascio il link in descrizione per poterlo andare a vedere, condividerlo con tutti i vostri, e mi raccomando mettete un bellissimo like. Allora, siamo in questa situazione, ovvero che siamo scappati dalla fattoria perché hanno ucciso un nostro membro della nostra band, praticamente, ragazzi, e ci ritroviamo in questo negozietto qua, come in tutti i film praticamente, che fuori ci sono tutti gli zombie. Allora, cosa c'è di bello qua? Qua ci sono un po' di scorte alimentari, prendiamo tutto ragazzi, così almeno le pillole sono lì dentro, ok. Allora, perché ragazzi, ci ritroviamo in questa situazione dove il tipo lì è stato subito male, appena siamo entrati è stato subito male, abbiamo litigato un attimino e va bene. Parliamo con Clementine, mandarino, tutto bene? Thank you. Grazie, tieni da mangiare, grazie tipa. Cioè, cosa grazie? Allora, vediamo se c'è qualcosa che può essere utile qua. Allora, una porta ragazzi, una porta. Una porta. Apriamo, dai tipo, apri. What's that? Ah, ma ragazzi, era il negozio di suo padre questo, allora. E lui per questo ci sta rimanendo così, ma perché non sa se sono morti oppure se sono ancora vivi. Allora, qua dentro non penso che ci sia qualcos'altro, ragazzi. Qua su abbiamo cosa, un televisore, qualcosa, ok, e penso che adesso dobbiamo uscire da sto posto qua ragazzi, perché comunque non c'è assolutamente più niente. Ok, usciamo. Adesso ragazzi, siamo usciti fuori dal negozio per vedere un attimo com'è la situazione. Come vedete la situazione è veramente drammatica, drammatica. Ok, loro pensano solo a mangiare e basta, guarda che ammucchiate che fanno. Allora, e noi siamo chiusi in questa, in tutto questo cancello qua, e non possiamo uscire. Ok, vediamo se si può fare qualcosa ragazzi. Allora, qua ci sono, cosa c'è? Quello lì era proprietario di quello, oh, di qualche. What? Do you know that guy? Kind of be. Has a familiar face. Ragazzi, forse abbiamo trovato il padre di questo. You're from around here, huh? Could be anybody, you know. They start rotting and get all chewed up and shut up, Doug. È suo padre, forse, ragazzi. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here. Quindi adesso noi vogliamo uscire dal negozio e andare dallo zombie per poter prendere le chiavi. Vabbè, vabbè ragazzi. Ok ragazzi, termino qua questo video di The Walking Dead, quarto episodio mi sembra. Nel prossimo episodio ragazzi dovremmo uscire fuori dal negozio dove siamo intrappolati adesso e riuscire a prendere le chiavi da uno zombie che forse è il padre del protagonista principale del gioco. Vi ricordo come sempre di mettere un bellissimo like, condividere il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti ragazzi! Models, poppin' bottles.